La donna non si sente sicura in strada né di giorno né di notte, non solo in Italia, ma in generale nel mondo. Laura si è seduta ed in parte mi ha detto qualcosa che avevo sempre saputo senza darci troppo peso, ritenendolo quasi normale. Che poi, normale che cos'è? Che una via può essere isolata, buia, poco raccomandata, me lo hanno sempre insegnato. Ma per pensare che altre volte, invece, è semplicemente una strada ancora da percorrere, ci vuole coraggio e determinazione e caparbietà. Laura per prima ci richiama alla mente il vero significato di una strada che collega e non separa. Svolge lei, con il suo fischietto appeso al collo, un duplice compito, quello della tutela e quello dell'ammonizione, della chiamata a raccolta. Mi ha spiegato che non basta una strada per creare una rete, ne occorrono tante e non stiamo parlando di una rete di sicurezza, quanto una rete di libertà, perché sì, la libertà a volte passa anche dalle maglie culturali da cui siamo stati stretti ed è necessario oggi uscire. Laura, ciao, spero tu stia bene. La prima cosa che facciamo quando ci sediamo su questo divano è mettere a fuoco proprio chi siamo e perché ci incontriamo. In ordine cronologico di cose, sei una psicologa, prima di tutto, giusto? E leggo di te: il mio lavoro unisce la psicologia clinica, l'arte, la natura, il corpo e la cura di sé. Tieni molto a cuore nel tuo lavoro occuparti di tutta una serie di cose che sono proprio le dipendenze affettive, la violenza di genere e il disorientamento, sia di genere che professionale. Quello che ho appena raccontato, che ho letto, dice molto di te, di quelle che sono le tue priorità. C'è qualcosa che in questa fotografia vorresti aggiungere? Innanzitutto grazie di avermi invitato e di aver citato, diciamo, queste varie cose che poi si accomunano, no? Quindi la cura di sé, la cura di quello che siamo, della nostra natura e in generale della natura in cui viviamo. Quindi è tutto differenziato, sembra, ma in realtà è molto amalgamato, quindi questa è la mia visione, soprattutto partendo come psicologa, quindi questo rimane uno sguardo che ho, diciamo, sviluppato negli anni anche rispetto anche all'arte come strumento, alla comunicazione come strumento per poter cambiare le cose, e con vari progetti, fra cui quello poi di Donne per Strada, che si occupa nello specifico di violenza di genere. Però oltre a quello c'è l'aspetto dell'empowerment, l'aspetto dell'autostima, quindi veramente del rispetto per se stessi e per l'altro, quindi ha un'applicazione che poi diventa vasta, ma che parte dalla stessa radice. Ho lasciato, quando ho fatto la premessa che ti riguardava, Donne per Strada, fuori, proprio perché credo che valga la pena lasciare un capitolo a parte. Diciamo che io conosco il tuo nome proprio legato a Donne per Strada. L'8 marzo del 2022, se non mi sbaglio, esce un articolo su Forbes dove ti cita tra le più influenti under 30 d'Italia, e appunto leggo questo articolo. Come funziona Donne per Strada? Ti lascerei parlare proprio di questo progetto perché è un po' il fiore all'occhiello della tua vita in questo momento, no? Sì. Donne per Strada è nato un anno fa, quindi è un progetto recente rispetto anche ad altri progetti, ad esempio Human Wonder è un magazine di psicologia e arte, quindi per questo ci sono i vari aspetti che si legano. In particolare Donne per Strada si occupa di violenza di genere e di sicurezza in strada delle donne, che è un qualcosa che in qualche modo non era stato fatto, quindi c'era questo bisogno. La donna non si sente sicura in strada né di giorno né di notte, non solo in Italia ma in generale nel mondo, ed effettivamente nasce questo progetto in modo un po' casuale, come una delle tante idee, no? Come psicologa creo quello che è un progetto di intervento di comunità, no? Anche a seconda di quello che avevo studiato. Di lì utilizzo il social, per quello è importante per me la comunicazione e il mezzo visivo, in quanto ormai il nostro è un linguaggio visivo, non più come prima, diciamo. E da lì esplode quasi da subito, cioè mi sorprendo delle tantissime mail che ci sono arrivate e inizio a capire la portata, diciamo, del progetto. E poi dopo circa
circa un mese che lanciamo la pagina con le prime cofondatrici. Ripeto, esplode tipo da 800 followers a 70.000 in 4 giorni, quindi un dato un po' preoccupante per noi, difficile da gestire. Infatti a un certo punto abbiamo detto non ci taggate, non ci scrivete, perché ci perdiamo poi messaggi importanti di persone che magari hanno paura in strada. E di lì abbiamo, in un certo senso, la cosa più importante, coperto quello che era un bisogno non visto né dallo Stato né da qualcun altro effettivamente, e tantissime donne che non sapevano di non essere le uniche ad aver paura, no? C'era la questione del messaggio, scrivimi quando torni a casa, oppure la chiamata all'amica, tutte cose che effettivamente facciamo, che fa quasi ogni donna. Il fatto di coprirsi perché magari vai a piedi, non sei accompagnata, il genitore che ti dice fammi sapere se ti accompagnano con la macchina, il passaggio dal parcheggio a casa che fai girandoti 10 volte per vedere se c'è qualcuno che ti segue. Quindi noi facciamo questo, cioè accompagniamo le donne in questi tragitti con le dirette per strada, che è una delle tante proposte che ha Donne per Strada, che è, diciamo, quella più conosciuta proprio perché è un qualcosa di nuovo che non si era mai visto. Quindi scusa Laura se ti interrompo, ma è giusto perché se qualcuno ci sta ascoltando che non sa proprio come funziona, mi piacerebbe che arrivasse proprio un'istruzione a usare Donne per Strada, no? Quindi se io sento la necessità di arrivare a casa la sera e sono sola, il meccanismo qual è? Allora, vai su Instagram, se ad esempio è un qualcosa di non programmato, quindi tu pensavi di avere un passaggio e invece non ce l'hai, oppure ti trovi ad aspettare troppo ad esempio l'autobus, ci scrivi semplicemente in DM, quindi un direct message, SOS diretta, e noi in 1-2 minuti facciamo partire la diretta. A qualsiasi ora? A qualsiasi ora, soprattutto nel profilo apposito Dirette per Strada. Lì ci sono 40 volontari e volontarie che su turnazione coprono effettivamente il servizio H24. Quindi in 1-2 minuti ti rispondono e avviano quella che può essere o la diretta pubblica o la videochiamata privata, che è una videochiamata di accompagnamento dall'inizio fino al rientro al portone. Quindi al momento in cui io mi sento sicura. Sì, esatto. Questo ha vari scopi. Si riduce del 90% la percezione di paura, questo l'abbiamo verificato con dei sondaggi, quindi per noi è un dato molto significativo. Inoltre noi videoregistriamo la chiamata e quindi se succede qualcosa e tu decidi di denunciare, hai effettivamente una videotestimonianza, quindi mentre prima non avresti potuto individuare l'aggressore, magari non te lo ricordi, eri in uno stato confusionale, con la videochiamata, rispetto a una chiamata, noi riusciamo effettivamente a individuarlo, e in più chiamiamo la polizia se succede qualcosa. Credi che il fatto di vedere una donna al telefono con qualcuno sia un fattore deterrente per chi ti vorrebbe in qualche maniera importunare o comunque avvicinare? Sì, assolutamente, questa è la forza della diretta per strada. Da un lato c'è l'accompagnamento, dall'altro però c'è la prevenzione, l'intimidazione del possibile aggressore, perché effettivamente rispetto a una chiamata normale in cui la persona non può essere individuata, la videochiamata, messa appunto il telefono messo così, una persona che magari viene da dietro vede che sei in videochiamata, quindi vede che c'è non solo un testimone, poi nel nostro caso ce ne possono essere tanti, no? Perché se la diretta è pubblica spesso ci seguono magari 600 persone, quindi c'è tutto l'aspetto della testimonianza. Inoltre noi diciamo ad esempio di non indossare le cuffiette ma di mettere il viva voce, quindi noi abbiamo un protocollo, formiamo effettivamente volontari per poter prendere in carico le dirette, perché appunto se succede qualcosa bisogna gestire l'ansia, una situazione di panico, quindi c'è effettivamente una formazione, diventa quasi anche lì una testimonianza, no? Le persone hanno bisogno di parlare, spesso purtroppo come comuni, come istituzioni non c'è in realtà questa attenzione, no? Nemmeno nel costruire quello che è una città sicura. Esatto.
Infatti poi altri progetti partiranno da lì per raccogliere dati e andare a intervenire poi nelle singole strade. Certo, parli di istituzione e mi piacerebbe appunto, mi hai raccontato che avete invece, se in alcuni casi appunto le istituzioni sono un po' assenti a livello di creazione di una rete di sicurezza, diciamo così, nel vostro caso siete appoggiati dalle istituzioni. Prima abbiamo parlato della polizia, abbiamo parlato di una rete di avvocati, non siete sole in questo progetto, diciamo. Sì, sicuramente non siamo sole, questa è una nostra caratteristica proprio di come è il nostro approccio, quindi è uno dei nostri valori. Diciamo sempre che siamo insieme nel fare le cose, ma proprio all'inizio quando il progetto è nato come un progetto di intervento di comunità e normalmente quando lo strutturi pensi proprio al creare una rete. Quindi su qualunque progetto, no, che possa riguardare la violenza, come le persone ad esempio senza fissa dimora e altre cose appunto che riguardano l'inclusione in una società di persone che magari stanno ai margini, ecco lì ti devi sedere proprio a un tavolo e discutere insieme a tutte le altre figure che si occupano dell'argomento. Quindi in questo senso, in un'ottica dove la società è abbastanza individualista, dove il social è individualista, no? C'è la singola persona che magari fa qualcosa anche di buono, ma non c'è quest'ottica comunitaria. Per noi è da subito stato importante, infatti non si vedono mai gli stessi volti, magari facciamo delle dirette informative, c'è sempre una volontaria diversa a parlare, cioè è importante anche da parte nostra proprio come filosofia e si rispecchia poi in tutto quello che facciamo, quindi con le istituzioni parliamo con quello che possono essere i comuni, i municipi, siamo partite diciamo lentamente proprio per strutturarci in modo digitale e poi partire invece in modo territoriale, quindi abbiamo iniziato da un po' di mesi a prendere contatti con i vari comuni, a creare rete con i centri antiviolenza e con chiunque in realtà si occupa di combattere la violenza di genere, quindi anche altre realtà che sono nate, in un'ottica in cui chiunque può fare qualcosa. Come tutte le piccole cose che poi diventano grandi o che rimangono piccole, quando c'è qualcosa che nasce, nasce sempre da un momento. Quando ci siamo parlate la prima volta mi hai raccontato qual è stato il tuo momento e mi hai detto: Martina, io una mattina mi sono svegliata ed ero molto arrabbiata. Ci torniamo insieme a quel momento? Sì, era una domenica. Credo, proprio mi ricordo l'orario, dovevo andare a Porta Portese come ogni domenica a Roma si va a Porta Portese e stesso dal letto ho preso il telefono, ho visto un po' le notizie, vedo la notizia della morte di Sara Everard che è stata rapita, stuprata e uccisa a Londra da un poliziotto mentre tornava a casa alle 9 di sera. Ho visto questa notizia e ho avuto proprio una sorta di shock, no? Quindi prima ancora della rabbia c'è stata la sorpresa come emozione, perché ero abituata alla violenza domestica, cioè siamo tutti purtroppo abituati, più lo vediamo, no, in televisione, più si crea una sorta di abitudine, come se fosse normalità. Già venivo da 2 anni difficili, perché quando inizi ad aprire gli occhi vedi la violenza ovunque, la vedi in un film, la vedi ogni giorno in piccole cose, la vedi dentro casa, al lavoro, in tutte le situazioni. E quindi in questi 2 anni diventava urgente la voglia di fare, non di parlare, di discuterne magari anche con altre persone, anche in un modo poi informativo, ma proprio di fare cose concrete, di intervenire. Questo, diciamo, climax che si è creato poi è scoppiato quella domenica in cui ho detto ok, basta, mi dà talmente rabbia, no? Mi provoca talmente una rabbia, ad esempio anche l'8 marzo, il 25 novembre, tutto quello che succede, che non ho più le parole. Quando ti ritrovi a non avere più le parole, è un momento di, in generale, no? di stacco. E lì in pochissimo, in realtà, in 10 minuti ho fatto le grafiche di quella che poi è stata la call to action di Donne per Strada, con tutte le varie proposte che poi sono rimaste quelle con alcune aggiunte, quindi un accordo d'intesa fra le università, le associazioni, le istituzioni per combattere la violenza in strada. Mi domando spesso ultimamente cosa succede alle persone. Mi hai detto: io ero arrabbiata e ho sentito l'esigenza di fare qualcosa. Cosa succede alla persona che decide di
trascinarsi un po' via dall'immobilità dello spettatore e decide di fare qualcosa, perché tutti siamo a volte sconcertati, arrabbiati, indignati, ma poche sono le persone che in vari ambiti decidono di ok, lo faccio, qualcosa per qualcun altro. Si parte da un aspetto in cui ogni persona sente il bisogno di capire, di comprendere, di commentare, di anche consigliare, di pensare come sarebbe giusto fare qualcosa, no? Poi di lì ovviamente a farlo è un altro discorso. Lì subentra la responsabilità, il prendersi l'impegno di fare qualcosa, che implica nel mio caso una sorta di promessa, no? Quindi rispetto a magari poterne parlare così, cosa giustissima, no? Siamo nati per comunicare all'altro, per condividere il nostro pensiero. Però ecco, questo è un qualcosa di diverso, perché penso che chiunque faccia sa che sta innanzitutto promettendo anche a se stesso di stare ogni giorno a lavorare su questo. Quindi da questo punto di vista c'è quello che è appunto l'impegno, no? Di dire voglio ogni giorno effettivamente sentir parlare di violenza. Noi abbiamo reso appunto un'associazione Donne per Strada e sappiamo che di qui a tanti anni noi parleremo di questo, che è il brutto della vita, ok? Quindi un conto è parlarne magari al bar e poi dopo finisce lì la discussione, magari fai tutt'altro, e un conto è decidere, come decidono tantissime persone che magari sono anche sconosciute, nel senso che lo fanno tranquillamente come lavoro, di stare ogni giorno a occuparsi del brutto della vita, no? Di tutto ciò che non va. È una decisione scomoda, è sicuramente un qualcosa che già negli studi come psicologa c'è una sensibilità a quello che può essere la persona emarginata, a quello che può essere la persona che sta male, no? Quindi l'aspetto anche della salute mentale, quindi è uno sguardo sulle cose. In questo fare qualcosa c'è anche un po' il coraggio, perché ovviamente c'è il mettersi in gioco, c'è la possibilità di sbagliare, c'è questa voce. Però su questo vorrei dire che c'è anche poi l'elogio, no? Di chi ha fatto, magari chi ha avuto questo coraggio, ecco. In realtà quello che è importante è capire cosa vuoi dire, no? Qual è la visione. Servono tempi lunghi per avere una visione sul mondo, no? Quindi per me bisogna tornare un po' a questo stare, no? Nelle cose, a domandarsi, aspettare, non avere la fretta, no? E nel momento in cui la visione, diciamo, tutto va a convergere, allora quello è il momento giusto per dire ok, adesso posso intervenire. Farlo. Sì. Certo. Torno soltanto un attimo indietro. Prima mi hai detto io sono partita da sola e mi hai raccontato che inizialmente eri attiva anche proprio nella parte che si occupa del live, delle dirette. Adesso mi hai spiegato non te ne occupi più, ci sono 40 volontari, come hai detto prima, che si scambiano e che coprono anche la tua presenza e immagino quella delle cofondatrici del progetto. C'è magari una storia soltanto che è rimasta un po' dentro di te del periodo in cui appunto davi sostegno nel live? Sì, mi piacerebbe anzi in realtà tornare a fare le dirette. È bello tornare perché in realtà me le raccontano anche le storie, gli incontri che ci sono, chiamate che spesso durano anche un'ora, magari alcune pubbliche sicuramente le seguo, vedo quello che succede, no? Però poi si perde il contatto con effettivamente la singola persona, e quello è bello invece averlo, perché ci sono tante storie completamente diverse. Ad esempio l'ultima che ho fatto è stato un caso, perché mi è capitato appunto questa emergenza, quindi ho preso io questa chiamata, io stavo a Parigi e questa ragazza di Roma, in una zona comunque anche del centro eccetera, mi ha detto guarda, detto onestamente, io mi sono appena lasciata a mente prima, mi accompagnava sempre il mio ragazzo a casa, adesso purtroppo sono da sola. Mi ha detto io non è che posso non lasciarmi, perché magari da un punto di vista pratico ho delle sicurezze, no? Sono in una zona sicura. Certo. E quindi là ho detto ma vedi, assurdo, no? C'è anche lì il fatto di dover avere un fidanzato, cioè comunque meglio uomo, che ti accompagna, e questa non possibilità di essere libera di stare da sola, no? Quindi questo coraggio nel dire ah, sei una donna e alle 3 di notte torni a casa da sola.
e quindi di lì appunto abbiamo iniziato a conversare su questa cosa e c'è stato anche un effetto un po' di empowerment sul fatto di adesso riprendere, no, la sua vita anche individuale, di riuscire comunque a non aver bisogno, perché lì si crea la necessità dell'altro. Ho detto vabbè, adesso non ti accompagna lui, ti possiamo accompagnare noi, non ti preoccupare, non hai bisogno di qualcun altro, no, ci siamo noi. Durante questa chiacchierata hai più volte nominato la parola coraggio. Ricordo una frase che mi sono appuntata quando ci siamo sentite la prima volta, che è proprio: vogliamo essere libere e non coraggiose. Mi sono fermata un po' a pensare a questo concetto, mettendo proprio a fuoco quanto nel nostro immaginario collettivo, nell'educazione un po' che riceviamo, il coraggio sia perno e significato di qualcosa di positivo, di propositivo, cioè essere coraggiosi è un vanto, quando invece in questo caso all'interno di questo argomento denuncia proprio una situazione di violenza e oppressione che nella nostra società esiste. Libere non coraggiose, che poi ne abbiamo ampliato a tutti e a tutte, no? Quindi ci teniamo a essere inclusive, certo, rispetto a tutte le, anche le minoranze. È questa narrazione del, ad esempio, torni a casa da sola alle 3, sei coraggiosa, cioè, no? Quindi quest'idea che la donna, per poter essere libera, cioè deve essere una donna particolare, allora sei coraggiosa a voler lavorare nonostante i figli, a voler fare carriera, cioè sei coraggiosa come donna sempre, no? Se che poi vuol dire un aspetto positivo e un aspetto negativo, però non, il coraggio è qualcosa che esce fuori dall'ordinario, invece questo dovrebbe essere cose ordinarie, no? In cui dovremmo essere libere dalla cosa più banale, appunto di camminare, di viaggiare, no? Pensiamo al viaggio da sola, accompagnami, quindi andare insieme, no, in macchina, cioè siamo costrette a dover fare tutto insieme a qualcun altro, questa dipendenza che si crea, questa dipendenza che ci è stata insegnata sicuramente dalle famiglie, no, quindi come narrazione culturale, di hai bisogno di qualcun altro. E quindi questo coraggio a fare qualunque cosa che per un uomo o per altre categorie, no, di persone è normale, no? Allora c'è un destrutturare quello che ti hanno inculcato in un certo senso e andare a dire no, scusate, qua non si tratta di coraggio, qua si tratta semplicemente di una libertà umana, innanzitutto di poter fare quello che vuoi. Mi viene da dire un po', Laura, sarebbe bello se potessimo sognare di vivere in un mondo dove donne per strada non è necessario. Noi lo diciamo, nel momento in cui non serviremo più, avrete allora vinto. Lì, però non in Italia, nel mondo, quindi certo. Ci vuole, non so quanto ci vuole. Su questo sicuramente siamo ottimiste, io sono una persona molto ottimista, se no non, credo non farei le cose, quindi il fatto di dire ci vorranno 20 anni, ci vorranno 30 anni, che sono cose effettivamente così, no? Però ecco, fin quando noi possiamo dare una spinta e velocizzare, soprattutto perché ormai è tutto più veloce, no? Quindi lo vediamo, abbiamo gli strumenti, perché non farlo? Prima, quando sei arrivata, ho notato questo fischietto che hai al collo, mi hai detto poi te lo racconto. Sì, ho messo oggi il fischietto come sempre, come tutti i giorni, che è il nostro simbolo per vari motivi. Da un lato ha un aspetto pratico, perché io ho provato anche a vedere su internet quali fossero degli oggetti, delle cose che ti possono aiutare in quanto donna per strada, che non so, magari hai il telefono scarico, non riesci, ripeto, a premere 5 volte il telefono, eccetera eccetera. Ho detto ok, per me effettivamente, no, sarebbe super comodo avere un fischietto che io quando cammino già ho magari in questa modalità e ti dà effettivamente sicurezza. Quindi da un lato è un aspetto proprio pratico di sentirsi più sicure, di emergenza, dall'altro c'è un aspetto di concetto, ovvero quello che è la deresponsabilizzazione della società in cui nessuno fa niente, no? Cioè c'è un problema, tutti appunto magari ne parlano eccetera eccetera, però nessuno interviene. Spesso succede anche se io sento del rumore in strada, perché magari penso che quell'altra persona chiamerà la polizia, non la chiamo io, eccetera. Quindi a livello proprio appunto simbolico è una chiamata a raccolta, no? Un svegliarsi collettivo del dover fare qualcosa. E ha anche un altro aspetto, cioè normalmente questo viene utilizzato nello sport, ok? È un simbolo, sì, di ammonizione, che è utilizzato spesso anche come simbolo maschile, no? E quindi
quindi anche lì è una riappropriazione di un oggetto, quindi ha diverse sfumature, noto che effettivamente arriva molto come certo. cosa. Arriva perché è un oggetto anche da parte, ad esempio, di uomini a cui noi ci vogliamo avvicinare in questo dialogo, è un qualcosa di familiare. Laura, prima di salutarci abbiamo parlato di un sogno, di un mondo diverso, e se volessimo sognare ancora più in grande e quindi mettere per assodato un mondo dove non esiste, non deve esistere donne per strada, mi sono domandata quale sarebbe il progetto per cui, se non esistesse donne per strada, che ti porterebbe di nuovo a farmi leggere di te su Forbes. C'è qualcosa? Sì, allora spero quello che è il mio primo figlioletto o figlioletta, che è Human Wonder, che è un qualcosa che narra il bello, esattamente l'opposto. Ad esempio nel TED che abbiamo girato dico questa frase perché è veramente quello che credo, cioè non vorrei occuparmi del brutto, ma il brutto esiste, ovvio che ci vorremmo occupare del bello. Ecco, Human Wonder racconta il bello, la meraviglia, la poesia, lo stupirsi, il cercare se stessi, no? Quello che per me è l'essenza della vita, del perché siamo al mondo, quindi c'è questo aspetto del wandering, quindi questa ricerca continua e queste pause di meraviglia nel mentre, la relazione con l'altro, cioè tutto ciò che per me appunto è la poesia della vita, e mentre Donne per strada è certo. esattamente l'opposto. Il contrappeso. Esatto, quindi quello. Io Laura ti ringrazio assolutamente di essere venuta, spero che quante più persone ci abbiano visto e possano aver capito qualcosa in più dove non arrivate voi. Questa è proprio una condivisione, perché più persone ascoltano, a più persone si arriva con certi concetti e più possiamo sperare che questa roba diventi più veloce, no? Io ti auguro assolutamente di continuare comunque nella tua strada, di continuare a stare attaccata al tuo voler fare qualcosa per qualcuno, perché come ci siamo dette prima c'è sempre bisogno di fare qualcosa per qualcuno oltre che per noi stessi, perché ne parlavo stamattina, donarsi è un po' donare, quindi in bocca al lupo e avanti tutta. Grazie Crepi. Un fischietto, un semplice fischietto, il risultato di una sintesi e di un'idea che funziona. Laura quella domenica mattina è rimasta senza parole. Quel momento di afasia, di stacco, come lo chiama lei, è stato per lei una chiamata all'azione che è diventata condivisa, collettiva, perché portavoce di un bisogno così tanto sentito da non essere più visto. La potenza di un simbolo che insieme tutela, ammonisce e permette di riappropriarsi di una negata libertà. Ecco come a volte nella vita un suono, in questo caso di un fischietto, è capace di colpire lì dove le parole non arrivano.